il dottor Adaghino, un punto di riferimento nazionale, e sono rimasta molto colpita dalla struttura. Mi sono portata a casa molto di più di quello che mi aspettavo. Però ovviamente c'è anche spazio per il divertimento. Ritengo fondamentale, soprattutto utile e formativo per noi giovani ortopedici, conoscere e il saper gestire questi tipi di fratture diverse e complesse che normalmente vengono fatte e sintetizzate solo dai grandi universitari o dei grandi chirurghi che non lasciano spazio ai giovani. Mentre questo sembra essere un corso abbastanza utile e formativo, appunto per poter gestire anche noi giovani ortopedici il trattamento di queste fratture e patologie. Sono rimasto stupito di questo corso, soprattutto per la sua utilità e anche nell'amichevolezza dell'ambiente, un ambiente di un ospedale pubblico, moderno, così raro da trovarsi. Biella è una città piccola, però sicuramente diventa, grazie alla presenza del dottor Daghino, un centro di riferimento a livello nazionale. Una struttura secondo me nuova, con a disposizione anche dei mezzi importanti che non ci sono ovunque. È stato interessante perché appunto è un corso completo, corredato anche da delle parti pratiche e una parte sia in sala operatoria sia poi teorico. Ringrazio il dottor Daghino per gli insegnamenti, ringrazio la struttura e il corso che è estremamente utile. Poi dopo ci mettiamo a fare l'altro e poi dopo faremo un accesso per mettere la vite dove serve. Ok, guardate, lo vedi? La riduzione della frattura, l'altezza giusta e la stabilità della placca, lo vedete? Sì. Mettere una Tchaikovsky qui. Ok. Intanto io adesso mi prendo il malleolo, lo riduciamo, mettiamo un filo sul malleolo. Benissimo. E dopo, una volta che siamo lì, la placca è già dentro, quindi dobbiamo lasciare la placca lì. E poi ci muoviamo il perone, quando l'apice del perone è al posto dove vogliamo lo blocchiamo, e la placca è già lì, la facciamo solo scorrere e la rimettiamo.